importante, perché alla fine un po' sì, esatto, sa dello sgombro. Vabbè, io quando l'ho saputo ci sono rimasta malissimo, perché qui ho trovato, cioè, seconda casa, che adesso sto molto più volentieri qui che a casa. Cioè, boh, a me dispiace un sacco alla fine. Ci abbiamo messo un anno a farlo così, poi boh, io non è che ci sia troppo dentro, vengo qui ogni tanto, mi piace, ci sono affezionata, però non ci ho lavorato per costruirlo. Ma già a me dispiace un sacco, figurarsi per quelli che ci hanno speso un anno della loro vita tutti i giorni qua a lavorarci, sistemarlo, comunque organizzare progetti, tutte queste cose. Lo sbirro che arriva qua proprio perché fisicamente fa la cosa sgomberare. Cioè a livello umano di me. Alla fine non che loro sono solo le pedine, cioè loro lo so, ma cioè non ci pensano nemmeno, perché c'è proprio è più in alto, cioè loro dovrebbero, quelli più in alto dovrebbero pensare, ma che cazzo sta facendo? È la prima volta che vivo uno sgombero ed è emotivamente impegnativo, sì. Sullo sgombero non si può dire nulla. Ti devo dire, mi dispiace tantissimo. Lo sapevamo. Come stiamo? Ci stiamo preparando. Situazioni come queste sono situazioni in cui precipita. Vabbè, 100.000 robe da fare tutte assieme, 1.000 cose da tenere in considerazione l'una con l'altra, a livello emotivo, a livello politico, cioè, non è quanto più tutto è complesso, quanto più io mi ci sguazzo. Da settembre vita nuova, ci riorganizziamo meglio di prima. Su questo io sono ottimista, sullo sgombro. Mi interessa capire come facciamo diventare questo problema una risorsa, come trasformiamo una negatività in qualcosa, in un segno più per noi, e sono concentrato su quello.